miniera di Funtana Raminosa ha un suo fascino segreto. Paesaggi mozzafiato e metalli preziosi, storia millenaria e colori incredibili. Ed è lontana da tutto, dal mare, da Cagliari, che dista circa 100 chilometri, da Arbatax e dai grandi flussi turistici, ma è vicina al cuore della Sardegna. La Barbagia, un luogo di paesaggi incontaminati, boschi di pini e castagni, straordinarie formazioni vulcaniche del Paleozoico alle quali si sovrappongono i Tacchi, monti di età mesozoica. Funtana Raminosa appare come una serie di anonimi capannoni in mezzo al verde. Gli interni, però, rappresentano una piacevole sorpresa. I macchinari sono ancora funzionanti e unici in tutto il parco geominerario. Nella centrale dei compressori d'aria è possibile vedere un gioiello del 1910, un motore diesel bicilindrico che serviva ad alimentare il generatore di corrente, per le perforatrici e per far salire i vagoni sul piano inclinato. Un doppio binario, ancora intatto, che scorre lungo la montagna appena dopo l'uscita. Praticamente intatta è la rampa Brebegarjus, una caverna lunga un chilometro che ospita un piccolo museo delle macchine più recenti. Ecco la laveria degli inizi del Novecento, la prima in Europa a separare i minerali per flottazione selettiva. Nel fondovalle scorre il Flumendosa ed è grazie alle sue acque che i nuragici individuarono il tesoro sotterraneo di Funtana Raminosa. I bronzetti nuragici ritrovati da queste parti dimostrano che l'estrazione avveniva già intorno all'800 avanti Cristo. I Romani continuarono l'attività estrattiva. Lo testimoniano le picozze per gli scavi, gli attrezzi per la frantumazione, le mole e i resti di fusione trovati in loco. A 430 metri sul livello del mare si entra nella Galleria Romana. Possibile vedere armature originali in pietra e legno restaurate con cura. Cascate multicolori per effetto del rame, del ferro e dei sali di zinco. Rocce che si ossidano tingendosi di azzurro, blu, arancio. Salone e cunicoli dove si rimane incantati anche davanti ai più recenti attrezzi. Vagoni, lampade, una pompa di eduzione dell'acqua o una perforatrice. Qui, all'interno della Galleria Romana, incontriamo la responsabile IGEA per il sito minerario di Funtana Raminosa, Antonio Venier, a cui chiediamo di descriverci quali erano le tecniche e gli strumenti fondamentali per la produzione mineraria,
negli anni 50, qui naturalmente adesso conduciamo la realizzazione museale di questo sito, l'energia principe utilizzata in sottosuolo era l'aria compressa. Quindi tutti gli elementi che andremo a visitare funzionano con il principio dell'aria compressa. Vediamo per esempio il sistema di ventilazione. Lui aveva il compito di far evacuare i fumi che si producevano nelle attività di perforazione, far sì che venisse in qualche modo trasferito tutte quelle che erano le polveri che si potevano produrre nella stessa realizzazione di lavoro, e quindi comunque trasportare i fumi che andavano a seguire una canalizzazione per portarli all'esterno. Una delle cose importanti alla società era quella di fare una continua ricerca di minerali. Quindi in ogni cantiere era comunque presente una sonda che aveva il compito di fare una prospezione mineraria, quindi conoscere esattamente il giacimento. Qui c'è un bellissimo esempio di una sonda che funziona ad aria compressa. Sapete benissimo il principio di funzionamento, dove un mandrino spinge verso la roccia una corona diamantata che nell'effetto della rotazione e della pressione esercita un taglio sulla roccia. Porzione della roccia che si va a superare rimane all'interno dell'asta. Il termine tecnico è carota, e lo studio della carota permette di conoscere la composizione e la posizione della parte mineralizzata. Una volta realizzato lo studio della mineralizzazione, naturalmente bisognava pure arrivarci a queste mineralizzazioni. Uno era quello di avanzare in galleria. Questo è l'esempio classico di quello che si trova il minatore quotidianamente davanti a sé. Un muro da abbattere, un fronte da abbattere, dove con l'uso dell'aria compressa, così per come dicevamo, e con la macchina da mina, aiutata da un servosostegno che aveva il compito di spingere la macchina verso la parete, si realizzavano una serie di fori, mai naturalmente casuali, ma erano frutti di uno studio preliminare, che realizzati con un ferro da mina di circa 1,20 m, per un totale di 24-27 fori, andavano caricati di esplosivo. Anche l'uso dell'esplosivo aveva una soluzione ben precisa, in modo che si potesse fare uno sfondamento calibrato del materiale che si doveva battere. La parte iniziale dell'esplosione avveniva al centro del fronte, che poi in rapida successione andava ad interessare tutte le altre mine, sino ad andare a realizzare quelle che sono le mine di sparettamento, quindi di formazione di quella che è la galleria stessa. Successivamente, una volta abbattuto il materiale, bisognava intervenire per l'asportazione del materiale stesso. Si usava all'epoca avvicinarsi al fronte con una strada ferrata. La vediamo qua. L'operatore, che era il palista, attraverso la benna prelevava il materiale dal fronte, lo riversava su un vagoncino che si portava dietro e andava a consegnarlo sul punto di trasferimento al piano inclinato. Chiaramente tutta questa operazione si facevano in perfetta sintonia con tutta una serie di collaboratori, dove chi aveva il compito di intervenire con la pala, chi aveva il compito di caricare l'esplosivo, chi aveva il compito di fare il sondaggio. Questo rappresenta quindi in modo esemplare qual era all'interno di una realtà di lavoro la presenza delle diverse categorie professionali. La storia di una miniera è anche storia di uomini dediti a un duro lavoro, in un ambiente inadatto all'uomo. Chiediamo a Vincenzo De Idda, che per oltre 30 anni ha lavorato qui a Funtana Raminosa, quando è stato assunto, qual era il suo ruolo e di quali cambiamenti tecnologici è stato testimone. Io sono entrato a lavorare il 15 aprile del 51, nel 1951. Come assunzione di apprendista che poi qua mi hanno messo a fare il portaferro, che si riforniva il materiale ai minatori, ai perforatori, che si adoperava la PF30 con la macchinetta a mano, spingevano con la mano, con la spalla, col petto, per fare le mine in alto spingevano col petto. Poi nel 55 sono arrivate le macchine da perforare, Atlas, e hanno cominciato a cambiare. Allora si adoperava i ferri con il diamante, il lavoro aveva diminuito come lavoro del portaferro. E piano piano poi hanno cominciato ad arrivare le pale meccaniche, questo tipo di pale, che si facevano le gallerie sempre a portata d'uomo,
non ce n'è lo grande per arrivare ai filoni di minerale. Una volta entrati lì, allora si allargavano come era messo il filone. E poi hanno cominciato a allargare le gallerie, che sono arrivati i mezzi più pesanti, gli autopale, il wagon drill, sono arrivati un sacco di macchinari, la miniera l'hanno ampliata di più. Fontana Raminosa è sempre stata una miniera ricca di risorse, ma allo stesso tempo è sempre stato difficile dividere sul posto il rame dal piombo, dallo zinco o dall'argento. Solo dal secondo dopoguerra le tecnologie moderne permisero una lavorazione economicamente conveniente. Oltre 300 operai lavoravano e vivevano a Fontana Raminosa, dove erano state costruite una scuola, l'ambulatorio, lo spaccio, oltre al laboratorio chimico e alle officine. Negli anni 70-80 i metalli persero valore sul mercato. A supportare lo sfruttamento minerario intervennero le partecipazioni statali. Nel 1987 cessò l'attività estrattiva, anche se il rame nel sottosuolo di Fontana Raminosa non è per nulla esaurito.